complimenti, buonasera, buonasera professori, buonasera maestro, buonasera al pubblico gentilmente intervenuto a questo concerto annuale di Natale della banda del corpo di polizia locale di Roma Capitale. Leggevo un'agenzia di stampa che è uscita poco fa che diceva il più bel concerto che si tiene a Roma. Beh, mi fa piacere che o qualcuno che stava minacciato del sequestro della macchina che ha scritto sotto minaccia di verbale, ma non mi pare, insomma. Quindi evidentemente è un concerto apprezzato, non potrebbe essere altrimenti, vista la qualità dei professori che compongono questa formazione e del maestro che la dirige, che tra poco conosceremo. Poi vi spiegherò anche un pochino il programma di questa sera, che è un bellissimo programma, comprende brani molto, molto belli, conosciuti e meno conosciuti. Intanto i miei auguri personali per le feste a tutti quanti voi, poi ce li rifaremo. Sapete che io sono così per inclinazione molto vicino al corpo della polizia locale di Roma Capitale e ogni tanto mi vesto pure da vigile e vado in giro a aprire gli anni santi, a chiuderli, insomma. Mi mandano sempre dove c'è pericolo che se mi sparano, forse ci sperano, no? Mi mandano sempre dove. Però io lo faccio con molto orgoglio, molta fierezza. Chi mi conosce lo sa che io ho sempre avuto per il lavoro del vigile urbano, perché poi a Roma ancora tutti li chiamano vigili urbani, qualcuno ancora pure metropolitano, è un lavoro, l'ho sempre detto, un po' poco celebrato dal cittadino, ma molto utile. Quindi i cittadini forse non sanno sempre quanto è utile il vigile che vedono o che spesso non vedono, e magari quando non lo vedono pensano come nei film che stia al bar, invece magari sta controllando un cantiere o un ristorante o un mercato, perché sono infiniti i compiti che la polizia locale svolge. E la polizia locale di Roma, anche se pure quest'anno possiamo dire, lo dicemmo l'altro anno, c'era il prefetto Tronca seduto in prima fila, e io glielo dissi, dico, se lo capite, che eravamo un po' sotto organico. Ecco cosa fare. Lui non ha tanto raccolta questa cosa, perché lo siamo ancora, insomma, lo siamo tuttora. Però, insomma, pur essendo sotto organico di più di 1000 unità, devo dire che il corpo fa veramente un lavoro egregio, un lavoro fatto di sacrificio, di dedizione, ed è un sacrificio, una dedizione, una passione che io proprio lavorando accanto ai vigili tanti anni fa ho avuto modo di apprezzare. E questo apprezzamento continua, questa amicizia continua, ed è quella che mi ha portato qua questa sera. Ma io vorrei che il saluto ufficiale ve lo desse il nostro comandante, che è qua con noi, che prego di salire sul palco. Eccolo qua, il nostro comandante, il dottor Pietro Porta. Una serie di trappole, ma le scamperemo. Eccolo, comandante, che ha voluto essere qua e per salutarvi e anche poi per gli auguri. Comandante, prego. Grazie Giancarlo, un saluto a tutte le autorità per essere intervenuti questa sera. Indubbiamente il corpo di polizia locale di Roma Capitale sta attraversando un momento molto particolare. Abbiamo chiuso insieme alle altre forze di polizia questa stagione del Giubileo della Misericordia, sì. E devo dire con un grosso sforzo, perché ormai ritengo che la polizia locale rappresenti un po' un tassello importante nell'ambito di quella che oggi tutti definiscono sicurezza integrata. È certamente per me un onore essere qui, essere stato nominato comandante generale il 25 giugno scorso ed essere stato recentemente riconfermato. Certamente il pensiero mio di oggi va un po' a quello che è successo ieri, che abbiamo visto su tutte le televisioni, quindi un pensiero alle vittime degli attentati che ci sono stati a Berlino e quello che è successo anche in Turchia, e questo dimostra ovviamente che non,
non si deve mai abbassare la guardia. Come diceva Giancarlo, noi è vero che abbiamo innumerevoli compiti, ma uno di questi compiti è un compito molto forte, che è quello di essere di ausilio alle forze di polizia. Io ho sempre sostenuto che le competenze sono diverse e devono essere assolutamente diverse, quindi ognuno deve fare il suo lavoro, deve svolgere la sua attività, anche se, come mi è capitato di dire nell'aula Giulio Cesare, devo dire che tutti noi, tutte le polizie locali d'Italia attendono un po' ormai da troppo tempo questa famosa riforma della legge quadro, che ormai è vecchia più di 30 anni, e soprattutto per alcuni istituti mi viene in mente la famosa eliminazione nel 2011 dell'istituto dell'equo indennizzo, che ovviamente è un qualcosa che, tra virgolette, consentitemi, grida un po' vendetta, perché alla fine anche noi siamo su strada e quindi rappresentiamo un momento importante di quella che oggi definiamo la sicurezza urbana. Io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio ovviamente questa splendida banda del corpo e soprattutto il maestro Nartuzzi, che la conduce da più di 30 anni, e vi auguro a voi e a tutte le famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie. Grazie al comandante Porta. Ecco, facciamo accomodare, ma fra un po' vedrete rialzare, però intanto vi riposate un attimo. Ma volevo dire che sarà nostro piacere, e poi ci penserà la San Martino, la nostra Lucia, a consegnare un omaggio floreale all'assessore Meleo, la signora Cardilli, e alla signora Porta. Quindi riceveranno loro questi omaggi, e io intanto vi spiego un po' il programma di questa sera, cioè che cosa eseguirà la nostra banda. Intanto ci sono due aggiunte importanti, perché c'è una soprano, Isabella Amati, che sentirete cantare, e anche una violoncellista molto brava, che è Marina Consolidani. Allora, sono due tempi, il programma è diviso in due parti. Intanto vi racconto il primo tempo, poi ci sarà un breve intervallo e poi vi racconterò all'inizio del secondo tempo il programma relativo. Allora, il primo tempo è fatto praticamente di due blocchi. Il primo blocco è dedicato alle musiche di Suppé. Suppé era un compositore nato di origine anche in parte italiana, per un terzo nato a Spalato, che allora faceva parte dell'Austria-Ungheria. Non voleva neanche fare il musicista, però era parente alla lontana di Gaetano Donizetti, che lo spinse a diventare musicista. Lui gli dette retta, e da allora, pensate, per 40 anni ogni anno Suppé ha creato un'opera, o ha scritto un'opera o un'operetta, che sono state eseguite ovunque. Le sue opere oggi sono meno nei programmi dei teatri, ma le sue ouverture sono rimaste famose e ancora vengono eseguite. Insomma, fra tutte citiamo, no, la cavalleria leggera, e allora fra le tante, quella che ha scelto stasera il maestro Narduzzi è l'operetta forse più famosa di Suppé, è Il poeta ed il contadino, ed è quella che la nostra banda suonerà. Subito dopo ci sarà un omaggio a Vittorio De Sica. Ecco, De Sica ha sempre usato musiche scelte con molta cura nei suoi film, e si comincerà con Ladri di biciclette, che per esempio è una bellissima musica, quella del film Ladri di biciclette, scritta dal maestro Alessandro Cicognini. Maestro che ha lavorato con De Sica, ma anche per Blasetti, ha lavorato
per Camerini, per Monicelli, per Comencini, per tantissimi registi, firmando musiche che ricordiamo, fra cui L'Oro di Napoli, Miracolo a Milano, Umberto D, Giudizio Universale, Guardie e Ladri, la serie di Don Camillo, le musiche di film di Don Camillo, La Banda degli Onesti, insomma molte musiche che abbiamo sentito tante volte escono dalla matita di Alessandro Cicognini. Quindi cominceremo con lui, poi ci sarà erano musiche di Henry Mancini, che scrisse per De Sica le musiche dei Girasoli, un film molto bello. Henry Mancini, anche se ha un nome così americano, nasce da una famiglia che proviene da Scanno in Abruzzo, che si trasferì agli inizi del Novecento in America. Il padre era un operaio siderurgico e lui studiò musica, Enrico Nicola si chiamava, studiò musica e poi diventò Henry, fece parte dell'orchestra di Glenn Miller, anzi la rimise in piedi dopo la morte di Glenn Miller, dopo la guerra, e ha scritto Henry Mancini più di 100 colonne sonore, fra i quali Girasoli, ma anche Operazione Sottoveste, Arabesche, e una che conosciamo tutti, che è Colazione da Tiffany, e ancora più famosa, La Pantera Rosa, che è sempre una sua composizione. Poi andremo a sentire qui una cosa che mi fa piacere, ci saranno anche delle musiche relative al Giardino dei Finzi Contini, al Viaggio, lo chiameremo Andrea, che furono scritte da Manuel De Sica. Manuel è uno dei due figli, dei tre veramente, perché Vittorio De Sica ebbe una figlia da Giuditta Rissone e due figli da Maria Mercader, Christian e Manuel. Ed erano entrambi amici miei, perché con Manuel siamo stati e Christian siamo stati compagni di scuola, non in questa scuola dove io ho studiato anche, ma in quella dopo. E devo dire che ricordo con grande gioia, io presentavo gli spettacoli anche lì, quando ero ragazzino, e che Vittorio De Sica veniva ad assistere a questi spettacoli, e una volta mi chiamò e mi disse: senti caro, ti vorrei parlare. E dice: prego, commendatore, mi dica. Cioè, io vorrei organizzare una serata per lanciare Manuel, tu lo conosci, sai che è un grande musicista. Io ne lo so, molto bravo. Ecco, io vorrei affittare Linton e invitare giornalisti, critici. Dico, mi sembra un'ottima cosa, però vorrei che la serata la presentassi tu. Dico, io potrei chiamare Corrado, Pippo Baudo, ma preferisco che lo faccia tu perché sei bravo e poi sei suo amico. E io infatti presentai quella serata e si organizzò a Lilton e fu un grande successo. Manuel presentò le sue musiche a un pubblico numerosissimo e si lanciò un po' nel mondo della musica. E da allora ha scritto certamente per il padre tanto, ma ha scritto anche per Verdone, per Ondoini, per Vanzina, per moltissimi altri. Ha vinto dei premi importanti e, come sapete, purtroppo 2 anni fa precocemente ci ha lasciato, e quindi mi fa piacere ricordarne la figura, la bravura, e che questa sera se ne ricordi la musica. In finale di questo primo blocco ci sarà una canzone che De Sica padre, Vittorio De Sica, rese famosa, cioè era Parlami d'amore Mariù, era la colonna sonora del film Gli uomini che mascalzoni di Camerini, canzone che lui scritta da Bixio, da Cesare Andrea Bixio, e che venne dedicata alla moglie di Bixio, la signora Mary, detta Mariù. Poi chiuderemo in allegria con un mambo italiano di Bob Merrill, che ricordate perché De Sica l'ha ballato nel film Pane, Amore, e lo ballava assieme a Sofia Loren, in divisa dal maresciallo dei Vigili Urbani di Sorrento. È un'immagine ricordate, ed è una musica anche molto bella. Questo insomma è un bel programma ricco di belle musiche che costituisce il primo tempo. E allora è il momento di cominciare. Cominceremo ovviamente come sempre con l'esecuzione dell'inno nazionale, e invito sul palco il direttore di questa bella banda, che è il maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi.
Per finire questo brano, che ancora non è finito, manca un solista, il violoncello. Ma non vai a prendere? Francesco, Sì, sì. Marina Consolidani al violoncello. Thank you.
genere i bis si concedono alla fine del concerto, però io qualche anticipazione di bis lo faccio adesso. Thank you.
anche complimenti alla nostra banda, complimenti al maestro Narduzzi e alle due soliste che abbiamo visto impegnate al violoncello, Marina Consolidani e la soprano Isabella Amati. E il maestro ha anche provveduto prima a nominare, a ringraziare il maestro Pietro Alegiani, a cui si deve tutto l'arrangiamento di quella parte dedicata a Vittorio De Sica, e per modestia non ha detto che invece la parte dedicata a Supella l'ha arrangiata il maestro Narduzzi, è lui che se ne è occupato. Bene, io a questo punto posso dichiarare ufficialmente aperto l'intervallo, che per 15 minuti vi consentirà di sgranchirvi le gambe. C'è anche un bar, da quando andavo a scuola io i tramezzini li hanno cambiati, quindi potete affrontarli con grande serenità, e fra 15 minuti ci rivediamo qua per il secondo tempo. Grazie.